Questa che stiamo cucinando è una carne che mi ha fatto piangere quando l'ho rincontrata. Mio padre me l'aveva fatta mangiare negli anni 60, poi non mi era più capitato. Quando negli Appennini che separano Firenze da Bologna ho trovato questo amico allevatore e macellaio e ho ritrovato questa qualità di carne, mi sono commosso, anche perché è una carne di cui conosciamo il nome, conosciamo veramente il nome delle mucche, che sono ben allevate, stanno in dei pascoli veri, vengono macellate nella tradizione più corretta e meno violenta possibile. Questa è una padella di ferro e pietra fusa insieme, non è teflon. Noi questa la chiamiamo la braciola a taglio bistecca, è quello che i francesi chiamano il grand pavé, il pavé, è la parte della bistecca disossata, è la parte più saporosa. Questa è una fassona che come origine ha il Piemonte, ma viene in realtà macellata qui in Toscana, appunto negli Appennini tosco-emiliani. La classica fiorentina c'ha l'osso a T e la chianina è la carne principe, ma se la chianina è la carne principe, forse qui siamo davanti a un re, o per meglio dire una regina. 4-5 minuti al massimo da una parte e lo stesso da quell'altra, la lasciamo assolutamente rossa dentro. Ma vedi, non perde un liquido, eh? C'è questa zona qua, che è circolare, che verrà tagliata a fettine, e questa invece, che è la scoperchiatura della bistecca, che faremo a pizzettini. Olio e burro, in modo che il burro non brucia. Mezzo limone, che va fatto sfrigolare molto violentemente. Poi qui c'è un segreto, un microscopico cumino, ma poco di cumino, mentre di curcuma abbonda un po'. La curcuma è un potente antitumorale, se si combina poi al pepe ne assorbiamo l'85%. Vedi questa felicità qui? Lo vedi? Parte l'acquolina in bocca e basta, chiudiamo, devo mangiare adesso.